Siamo in compagnia di Matteo Gironetti. Matteo, da questo momento in poi, Matteo, ci diamo del tu, ci siamo visti nel pregirato, abbiamo parlato un pochino, ci hai raccontato la tua esperienza per molti aspetti drammatici, come dicevamo anche in apertura di servizio. Una storia che parte da lontano, siamo praticamente nel dicembre del 2015, quando succede una cosa che sconvolge un pochino la tua vita. Sì, mi viene diagnosticato un cancro rinofaringe al terzo stadio con coinvolgimento dei linfonodi bilaterali a livello del collo, per cui parto e comincio tutto il mio percorso di cura e di terapie contro cancro. Matteo è un ragazzo di poco più di 30 anni, uno sportivo, giocava anche a calcio, una notizia che ha devastato non solo il suo stato di salute ma anche il suo lato psicologico. Sì, ho cercato di reagire con forza a una situazione sicuramente di difficoltà e ci sono stati dei momenti più o meno duri durante questo percorso e quindi diciamo che non ho mai mollato, ecco, quello sicuro, però non è semplice, ecco. Immagino, quindi Matteo, siamo a dicembre del 2015, prima diagnosi, cosa viene fuori? Prima diagnosi viene fuori che ho una massa di circa 5 cm nella rinofaringe, una porzione alta della gola che è sostanzialmente in mezzo alla testa, per cui è previsto un trattamento chemioterapico molto aggressivo, associato al trattamento radioterapico, quindi 4 mesi di chemioradio. Molto forte, diciamo. Poi Matteo, scusami, come sei arrivato? Qual era la sintomatologia? Come l'hai scoperto? Ma allora, in realtà nel 2015, già marzo-aprile, io avevo un'ipocausia, cioè sentivo poco un orecchio, cominciavo a sentirmi stanco, che era strano, però facendo sport ci possono stare dei cali temporanei, stanchezza lavorativa, eccetera, eccetera, però il sintomo principale era questa ipocausia. Sono andato dall'otorino, che è la figura prevista, ha sbagliato diagnosi, mi sono trascinato con i cortisoni che in realtà hanno agito a livello sintomatico e dopodiché anche a livello sintomatico non rispondevo più, questa massa continuava a crescere, c'è stata la diagnosi a dicembre. Sì, ho studiato bene il problema, inizialmente si diceva che non fosse ereditario, adesso la letteratura incomincia a dire che è ereditario, mio papà è morto a gennaio di questa patologia dopo 4 anni di... Una prognosi infausta, anche se i recenti studi hanno dimostrato che nonostante la familiarità, diciamo, il risultato finale non cambia molto, però sicuramente ci sono io, c'è un altro parente coinvolto. E quindi nel nostro caso posso dire che sembra molto sospetta, ecco, la familiarità. Quindi fatto il primo trattamento di chemioterapia molto aggressivo, come ci raccontavi poco fa, c'è stato una frenata, un calo? C'è stata una remissione totale a livello diagnostico, logicamente per 11 mesi, che è il dato che corrisponde alla letteratura, spaccato. A maggio 2017 vengono diagnosticate queste metastasi a livello osseo, abbastanza diffuse, con 12 vertebre, le due teste del femore, il bacino, abbastanza situazione un po' avanzata, per cui studio come sempre, vado a vedere, contatto 3 specialisti che confermano quello che avevo già letto in letteratura, si parlava di 7-24 mesi di prognosi, mi sono fatto una domanda, cioè se fondamentalmente proseguire con un percorso di questo tipo oppure provare a trovare altre strade, altre soluzioni. Quindi tu hai parlato di 7-24 mesi, per i nostri ascoltatori ne parli con grande serenità, stiamo parlando di fine vita. Sì, insomma, quello che
c'era scritto era quello che mi veniva detto era quello, ci ho provato. Oggi Matteo è qua, sono ampiamente trascorsi questi termini. Sicuramente sono passati 14 mesi da quella diagnostica, anche se io in realtà già qualche mese prima sentivo la malattia dentro il corpo, quindi poi ho imparato a rinunciare un po' a questi conti e questi numeri, però un ordine di grandezza del problema era quello. Perfetto. Matteo non ci ha detto una cosa però, da dove vieni? Io vengo da Milano, sono Milano. Sono Babuccia, sì. Vengo da Milano. E... simpaticissimo Matteo, si è immediatamente instaurato un rapporto di grande simpatia con lui, perché riesce a parlare di una cosa così pesante, così grave, così anche pericolosa per certi aspetti, con il sorriso sulle labbra, ma un sorriso motivato, giustificato, perché Matteo nella sua disperata ricerca, perché di ricerca disperata si tratta, si è messo a studiare, è diventato quasi un medico per certi aspetti e forse anche più bravo in certi casi, perché ha trovato delle cose straordinarie che poi lo hanno portato qui a Pozzuoli, dove ci troviamo. Sì, oddio, non so se sia più bravo del medico, cioè, ci sto provando, sono molto motivato, quindi proseguo questo percorso di ricerca. Soluzioni ne ho trovate, sicuramente io sono arrivato qua a Pozzuoli studiando su PubMed, quindi mi sono messo a guardare tutti gli articoli scientifici pubblicati, mi sembrava molto interessante il meccanismo dell'ossigeno coinvolto in diversi processi metabolici e ho trovato un grandissimo grado di eccellenza e specialità proprio qui nella scuola di Napoli, che è una scuola di 40 anni, forse una tra le più preparate al mondo, e da qui è iniziata la mia avventura napoletana. Stiamo parlando della Fondazione Maria Guarino Amorondus, che è condotta dal professore Carlo Luongo e dalla figlia, la dottoressa Margherita Luongo. Quando sei arrivato hai portato tutta la documentazione, mi hai raccontato che avevi anche la febbre a 39, eri messo malissimo, e invece poi la dottoressa e il professore che ti hanno detto? Sì, è stato un viaggio esistenziale. Il 20 di dicembre mi sono imbarcato su questo aereo con 39 di febbre, sono arrivato in un qualche modo qui e ho già dato le premesse. C'è stata tutta una fase prima da Milano-Torino quotidianamente per un mese, perché anche l'associazione ha bisogno di trovare medici sul territorio. Fortunatamente ho coinvolto un medico vicino a casa mia che è entrato a far parte del progetto Amorollos, questo è importante da dire perché ci teniamo a diffondere questa metodica. Non è pubblicità, è informazione. Non è un'intervista a Marchetta, ecco, cioè io dico la mia esperienza, ho avuto grandi benefici, quindi pertanto il mio obiettivo è se altre persone possono godere dei miei stessi benefici volentieri e anche altri medici vogliono fare questo tipo di esperienza. E ben volentieri, quindi hai iniziato il tuo percorso di terapia a base di ossigeno ozono e cosa è successo? Ho cominciato a gennaio, per 3 mesi ho fatto insufflazione rettale, quindi ho preso ossigeno ozono per via sistemica. E i benefici immediati che ho visto riguardano l'emocromo, quindi io venivo da fine di novembre, dopo 12 cicli di chemio, insomma diciamo che ero un po' stanco, quantomeno possiamo dire così. E le infiammazioni nelle ossa sono particolarmente noiose e dalla prima seduta di ozono ho trovato subito beneficio sia a livello dell'infiammazione articolare e sia dal punto di vista dell'emocromo, quindi la stanchezza per intenderci, e da lì ho cominciato a riprendere. Poi comunque ho dovuto sottopormi a un trattamento radioterapico locale sul bacino questo a febbraio, e dopodiché sono arrivato a fare una PET a metà aprile che era negativa, e ho fatto una PET a fine maggio che segnalava una ricomparsa di diverse lesioni sempre a livello scheletrico.
E pertanto a quel punto lì ho preso la decisione di scendere qui a Pozzuoli per fare un tentativo, comunque per fare un'esperienza direttamente qui in associazione, seguito dai medici dell'associazione, per vedere come portare avanti il mio percorso terapeutico. Questo è quello che... Iniziato il quale, allora abbiamo deciso. Intanto spieghiamo ai nostri ascoltatori in cosa consiste il trattamento. Allora, qui dovrei scendere un po' nel tecnico, nel senso che la mia patologia è correlata a un virus che si chiama Epstein-Barr virus, che per qualche strano motivo il mio fisico, il mio sistema immunitario non riesce a gestire. E pertanto una delle premesse è che l'ozono è un potentissimo antivirale. Per il trattamento dell'Epstein-Barr virus non c'è una cura nota in letteratura, e pertanto proviamo attraverso l'ozono a contrastare l'azione di questo virus. Quindi un primo obiettivo della terapia è sicuramente questo, di debellare questo virus, che è un fattore di rischio, diciamo che è correlato. Poi se venga prima il virus e poi il cancro e poi il virus, questo lo lasciamo ai medici, dibattere ai ricercatori e ai medici, però sicuramente c'è una correlazione, e pertanto lavorare sul virus significa lavorare anche sul tumore. La cosa più significativa che è successa è questa, nel senso che le mie lesioni ossee potevano essere trattate per via sistemica, come abbiamo fatto fino ad ora, stessa cosa che avviene anche per l'azione antivirale, insufflazioni, GAET, che vuol dire grandi autoemotrasfusioni, con un sistema insomma di autotrasfusione con l'aggiunta di ozono, e quindi questa è la via sistemica. E dopodiché, siccome c'era un presupposto in letteratura per cui l'ozono a contatto con le cellule cancerogene in vitro si era visto che le uccideva, un po' rischiando, un po' facendo delle valutazioni, ci siamo chiesti se sicuramente sulle lesioni laterali, o quindi non sulla colonna vertebrale, ma quindi zone periferiche come potevano essere il bacino, i femori e zone non coinvolte dal midollo spinale, per cui il trattamento incomincia a diventare un po' pericoloso. Ci siamo chiesti, appunto, abbiamo provato a iniettare ozono direttamente nell'osso. Quindi una terapia completa, complessiva, aggressiva per certi aspetti. Quali sono state le risposte? Te le hanno date i risultati, l'esito della biopsia? Sì, ho fatto la biopsia sulla cresta iliaca sinistra, dove sono stato trattato con iniezioni locali esclusivamente con ozono. Mi è stato levato un centimetro di campione circa, e il campione è assolutamente negativo. Quindi possiamo dire che il tumore è scomparso? In quel luogo trattato direi sì, sicuramente sì. Noi come canale televisivo ci siamo interessati altre volte anche di ossigeno-ozonoterapia, abbiamo sempre pensato e parlato di ossigeno-ozonoterapia come terapia adiuvante alle terapie ufficiali, diciamo. In questo caso possiamo dire qualcosa di diverso dal suo punto di vista? Beh, in quel luogo specifico, trattato in quel determinato modo, il risultato è inequivocabile, direi. Poi sicuramente il risultato va approfondito e va studiato con maggiore attenzione, però per quella che è stata la mia esperienza diretta e personale, ha funzionato senza ombra di dubbio. Noi ringraziamo Matteo Giroletti per questa straordinaria e anche simpatica testimonianza. Gli auguriamo di ritornare a calcare i campi di calcio. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano, Pozzuoli.